Benvenuti a tutti i navigatori di Pianeta Pane. Questa volta analizziamo un profilo di cliente completamente diverso dagli altri. Il classico cliente che ha tempo. Chi è il cliente che ha tempo? Beh, sicuramente è una persona molto particolare che si discosta completamente da quelli che sono le altre tipologie di persone che spesso e volentieri ci vengono a trovare nel nostro negozio. Se noi andiamo un po' a fondo, cosa spicca? Il primo punto è che la persona che ci visita è una persona che, come possiamo dire, viene perché vuole qualcosa di particolare e si fida di noi. Vuole qualcosa che viene realizzata al top, quindi è un personaggio molto esigente. Se viene da noi ci sarà un motivo. Non solo, ma il profilo non è quello comune, cioè, diciamo un po' lo stereotipo viene buttato giù perché oltre a essere stupito, non viene sempre. Ogni tanto viene, fa i famosi ride, che entra in panificio e poi si compra l'impossibile. E questa è una cosa positivissima per noi. Non è il cliente di ogni giorno che ovviamente compra il pane, rimane lì la cosa, finisce e via. Quindi tutta la cosa è da ricalcolare. È una persona che sta bene economicamente, perché se stai bene economicamente spendi, non ti fai il problema del prezzo e questo è un altro aspetto che a noi interessa tanto. Ed è anche un profilo che, oltre ad avere dei bei soldini che vuole lasciarci in qualche modo, non ha fretta, non ha per niente fretta. Cioè, addirittura è disposto a pagare il parcheggio per stare con noi più tempo. E in quel tempo noi dobbiamo vendergli sicuramente tutto quello che sono i nostri cavalli di battaglia, non tutti, ma sicuramente una parte di quelli che per noi sono di fondamentale importanza. Altro aspetto che sicuramente è importante da sottolineare è il fatto che è un personaggio molto attento alle nostre parole. Le nostre parole sono legge perché si fida tanto, tanto in quanto lui stesso si pone, non dico in un gradino più inferiore a noi, ma riconosce la nostra competenza, quindi è molto umile. Dice a se stesso: questa persona ne sa più di me e quindi è capace di vendermi quello che per me può essere importante, no? Giusto per discostarsi dalle altre cose. Ascolta molto bene, segue il filo del discorso, ma la cosa bella è che tutto questo sfoga nella sua riconoscenza, perché poi è la stessa persona che va a parlare con le altre e dice: guarda, da quel tizio le cose sono veramente buone. E lì dobbiamo avere un comportamento, sicuramente tirar fuori il meglio di noi, della nostra conoscenza, senza poi rimbecillito, perché poi se ne esce che non ha comprato niente. Dobbiamo essere astuti, no? E come lo facciamo? Sicuramente prendendo sulle cose che a lui servono, sulle sue necessità, perché magari quella signora è intollerante a qualcosa. Signora, guardi, facciamo questo pane senza glutine per intolleranti, non per celiaci. Questo pane è veramente molto buono e fa al caso suo, quindi vendiamoli una sua necessità, perché noi vendiamo le necessità, no? Noi su una necessità costruiamo un pane o su una necessità creiamo dei biscotti, quindi quello è l'aspetto sul quale noi dobbiamo in qualche modo perseverare. E questa è una cosa molto, molto importante. Lo conduciamo diciamo, in un filo di vendita che parte da un punto A a un punto B, e
Ed è anche un cliente che spesso e volentieri ha bisogno di un po' più di tempo degli altri, no? E quindi poi dipende anche se il nostro negozio è pieno o stracolmo. Lì, come al solito, noi chiediamo un aiuto al nostro operatore di fiducia. Questo è il cliente che spende, il cliente che ci dà tante soddisfazioni e che poi alla fine giornata ci stupisce nel nostro verifica dello scontrino parziale dove vediamo l'andamento delle entrate del giorno. E questo è un momento in cui una persona deve in qualche modo dare qualcosa e poi ovviamente noi lo omaggeremo con qualcosa perché sicuramente la nostra spesa scusate, la sua spesa non sarà quella non so, magari di 3 o 4 euro sarà una spesa che potrà essere quantificata in 20, 25, 30 euro, 35, non lo sapremo mai, questo è ipoteticamente parlando. Lì gli farei un dono, signora, guardi, riconosco lei ha fatto un po' di strada per venire da noi, magari è venuto dalla provincia della nostra città, e gli lasciamo un dono e lo stupiamo, no? E questo contribuisce a non solo a fidelizzare, ma poi contribuisce anche a parlare bene di noi. Far parlare bene di noi, quello è il nostro obiettivo. Che poi puoi fare tutta la pubblicità che vuoi, puoi fare tutti i 6x3 in giro per tutta la città, ma poi cosa conta? Il rapporto con il nostro cliente che poi verrà a trovarci con altri amici. Perché a noi non ci interessa solo lui, ma anche le persone che ci porterà. Perché saremo stati speciali per lui. Ciao a tutti.